accenderete le mille luci del mainstream e vedrete un intero mondo di artisti che si illumina nel buio. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Fluorescenze Underground. Io sono Pablo. E io sono Sofia. E ricordiamo il nostro Harry alla regia. Questa volta ai nostri microfoni abbiamo due esponenti della scena montagnanese, il signor Manuel dei Nizar. Ciao a tutti. E il signor Riccardo dei Merrovescio. Ciao a tutti. Allora, partiamo da te, Ciccio. Allora, innanzitutto, chi ha dato il nome alla band, Nizar? Beh, il nome è praticamente dal 2004, che ci chiamiamo così, proprio da quando siamo nati e... Nasce da un'idea che abbiamo avuto in quattro amici, un pomeriggio diverso dal solito e sinceramente Nater, noi lo chiamiamo ancora così senza, senza buttarlo in inglese. Perché, italianizzando. Esatto. Nater era quello che suonava meglio, quindi alla fine anche il significato era il né uno né l'altro che ci piaceva di più, esatto. E abbiamo deciso di tenere quello perché ci rispecchiava moltissimo. D'accordo. Allora, passiamo a parlare delle date. Con chi condividete maggiormente le vostre date? Beh, principalmente con band che possibilmente facciano il nostro genere. Ok. Anche se sinceramente abbiamo suonato veramente con, penso, chiunque ormai. Cani e porci. Con proprio qualunque genere, anche perché alla fine sia, diciamo, di bocca buona, come si dice in Veneto. E sì, beh, abbiamo tantissime band di amici comunque che fanno metalcore come crossover, come comunque generi così alla fine, quindi bene o male con chiunque proprio. Perché voi vi definite prettamente metalcore, giusto? Sì, ormai sì, con la nuova formazione sì, prima eravamo più crossover, avevamo più perché veniamo da tantissime influenze. Quindi c'è stata un'evoluzione. Sì, c'è stato, ci sono stati vari cambi di line-up. D'accordo, passiamo proprio a questi cambi di line-up, ci puoi parlare un po' di chi? Sì, beh, diciamo che questi ultimi due anni sono stati quelli con più strani proprio perché ci siamo trovati vicini anche allo scioglimento più di qualche volta. Addirittura. Specialmente quando il nostro chitarrista Vidi è andato via, lì siamo stati proprio vicini a dire stop. Poi per fortuna Debba, il nostro batterista, mi ha dato la forza e la voglia di continuare. Abbiamo inserito Roger come chitarra, e però poi dopo poco ci siamo trovati a dover dire addio al nostro bassista perché se n'è andato a vivere in Australia e lo salutiamo tantissimo. Ecco, salutiamo tutti quanti. E sono entrati due elementi che hanno proprio sconvolto, diciamo, la nostra mente, portandoci su metalcore, il Vec e Paolo, che venivano da Dead Awakers, una band molto promettente montagnanese, dobbiamo ammetterlo. E... sì, e quindi hanno sconvolto proprio il nostro modo di vedere. È stato facile o difficile passare a questo genere? Beh, è stato sotto qualche punto di vista difficile, però allo stesso tempo anche facile perché c'era voglia di ricominciare, c'era voglia di rimettersi in gioco. C'è voglia di suonare fuori, quella tanta, anche se purtroppo ultimamente è difficile qua in Veneto. È però... un po' carente, diciamo. Sì, esatto. Sì, però visto che sono giovani hanno dato un po' voglia a noi vecchietti. D'accordo. Allora, parliamo delle band con cui avete suonato. Ce n'è una in particolare che vi ha colpito tra quelle emergenti? Beh, direi che sinceramente non... No, sinceramente sono tutti molto promettenti, quelli con cui abbiamo suonato. Non sto qui ad elencarteli perché veramente sono molte. Stanno uscendo, le nuove leve, stanno uscendo, diciamo, veramente moltissime band dell'underground, non solo metalcore. Abbiamo qua un esempio in Merrovescio che sicuramente avranno molto di cui parlare. E veramente non voglio citarne perché veramente abbiamo tantissimi amici che sono veramente molto, 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 molto promettenti. Quindi non vuoi far torto a nessuno. Esatto, non facciamo torto a nessuno. Allora, passiamo a parlare del video di Nuovo Mondo. Allora, chi l'ha girato innanzitutto? Allora, il video di Nuovo Mondo l'ha girato Guido Soatto, che è un nostro amico di Montagnana, da un'idea che
bene o male è sia nostra che sua, perché c'era sia la storia da metterci dentro, sia la parte suonata che volevamo noi. E ha le line-up vecchia, molto vecchia, e quindi vorremmo girare un video il più presto per far vedere anche i nuovi, perché non ci ha visto live. Quindi dove è stato girato? Beh, è stato girato nella nostra sala prove, che poi è il circolo, l'associazione culturale Banoff di Montagnana, e nella stazione di Montagnana, ah, in orario molto 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 notturno, con treni merci passanti. Ha partecipato qualcuno in particolare? Ma tanti nostri amici che erano stati avvisati via Facebook. Ci ho visto che c'era una marea di gente. Sì, sì, dai, è stato bello, è stato bello. Passiamo al vostro nuovo lavoro che avete in cantiere. Parlatecene, dici un po' cosa avete in mente di fare. Beh, sarà un disco metalcore a tutti gli effetti, perché ormai veramente ci identifichiamo in questo genere. Sarà un disco che sicuramente ci piacerà, perché da come stiamo facendo i pezzi stiamo facendo più che altro perché ci piacciono noi, perché ci piace suonarli, perché ci identifichiamo in questi pezzi. Quindi alla fine faremo un disco che ci piace. Non ci interessa niente di fare un disco perché magari venda, perché ci sia il singolo che suona. Ecco, infatti io ritengo questa cosa molto positiva, il fatto di fare qualcosa che piaccia a... Sì, alla fine vogliamo avere un disco che quando lo avremo in mano diremo sì, ok, cioè questo disco ci piace, se poi piacerà alla gente, bene, se no, certo, vabbè, ci piacerà a noi. Questo disco ci rappresenta, avrei detto. Ok, questo disco ci rappresenta, è vero. Lanciamo ora la canzone del video, Nuovo Mondo. Passiamo ora a Chicas dei Men Rovescio. Kay non è un punto d'arrivo né un punto di partenza. Cosa volete esprimere con questo CD?
Beh, in realtà esprimiamo sempre solo noi stessi. Domenica appunto presentiamo questi nuovi 7 pezzi che sono stati registrati negli ultimi 7 anni e rappresentano fondamentalmente una fotografia di quello che è il nostro percorso, di dove siamo arrivati e dove intendiamo andare. Esce per In The Battle Records, che è montagnanese come etichetta, Marsiglia Records, che è di Genova, e la distribuzione è Audio Globe. Quindi come band che genere vi proponete di fare? Beh, ci stanno un po' tutti sbizzarrendo ad attaccarci in varie etichette. Si passa dal black post rock, che già di per sé non esiste, o il prog stoner, il matte pestone. In realtà noi siamo partiti dal 2009 con sì l'idea di fare post rock, e col tempo è maturata appunto la meta di andarsi a differenziare da una serie di da un mercato musicale già saturo di band emergenti, per cui la differenziazione ci sembrava un punto a favore per poter suonare anche più spesso fuori. E il tour promozionale avrà tappe interessanti, particolari? Beh, domenica 7 apriamo il concerto degli Ovo, che è una band che da sempre stimiamo, di amici. La settimana dopo siamo al White Rabbit e apriamo il concerto dei The Cosmic Dead, che sono una band europea che spacca il culo. E dopo, sì, il tour si sta un po' delineando. Abbiamo già un paio di date in centro Italia e vedremo di passare per qualche festival estivo per poi ributtarci a pieno nell'inverno. Infatti sappiamo che per questo autunno avete in mente un altro lavoro. Sarà il seguito di Kay o ci proporrete un lavoro tutto nuovo? Beh, sarà sicuramente tutto nuovo. Sarà comunque non un disco intero, ma sarà uno split che divideremo con un'altra band di cui al momento preferisco non dire chi, e sarà appunto un vinile e sarà un nuovo singolo. Sappiamo che avete anche girato un video del titolo Headphone Era, parlacene. Beh, Headphone Era è un video in stop motion, o passo 1, che è stato praticamente la mia tesi di laurea, ed è un video fatto da più o meno 6.000 foto messe tutte in serie, video fatto con la plastilina e tutti gli ometti. E sì, essendo anche la tesi di scuola mia, ci ho perso un po' del tempo, quindi sono contento del risultato. A proposito di ciò, volevo che tu ci parlassi del tuo progetto Chicas Lab. Beh, Chicas Lab è fondamentalmente il mio tempo libero di quando finisco di lavorare, vado a casa e magari stanco di fare adesivi per compagnie edili o comunque bar, menu di bar, ho l'occasione appunto suonando di essere coinvolto appunto in progetti musicali, come appunto la creazione di poster piuttosto che packaging di dischi e via discorrendo. E anche in questo caso magari appunto la meta prima è quella di andarsi a differenziare, magari oltre che con la grafica anche semplicemente con la scelta dei materiali piuttosto che la serigrafia invece del classico CD di plastica, sempre appunto per dare alla band la maggior visibilità possibile in un mercato saturo. Infatti ricordo benissimo il lavoro che hai fatto per il CD dei Barranco, che a me personalmente è piaciuto un sacco. È davvero una cosa diversa da vedere. Ci possiamo dare anche un'anticipazione, anche tutte le grafiche in Aether, comprese magliette, adesivi e CD saranno Chicas Lab. Bene. Piccola anticipazione questa. La prossima pausa musicale ce la offrono i Man Rovescio con la loro Sin Larva.
So che entrambi siete coinvolti in questo progetto, un circolo culturale, il Bahnhof a Montagnana. Parlatecene. Vai, Cici. Beh, il Bahnhof nasce 5-6 anni fa come sala prova e si è evoluto nel tempo e ora propone un'alternativa nella zona di Montagnana e dintorni. Esatto, la solita routine, abbiamo cercato di dare concerti di spessore. Esatto, e di tutti i generi, non monogenere come in tantissimi altri posti. È un posto che è nato dopo varie diatribe di burocrazia. Ora che ci siamo andremo avanti per 2 mesi, aprile e maggio, con una serie di date. Poi si pensa di farlo un estivo dove penso ci saranno live acustici o jazz, quindi cose abbastanza tranquille, per poi riprendere a ottobre con un bel calendario ricco di eventi. È un circolo politico. Ci tenevamo a specificarlo. Qualcuno sostiene che siete la brutta coppia delle White Rabbit. Cosa rispondete? È che si sbagliano di grosso. Sì, siamo due cose molto diverse. Siamo amici, cerchiamo di non pestarci i piedi con vari eventi che coincidono, ma siamo nati in modalità diverse e andremo avanti così. Sì, già per farti un esempio, mentre gli altri anni noi facevamo i live alle domeniche, quest'anno sono stati spostati i nostri live ai venerdì e sabato, proprio per non mettere, diciamo, i bastoni tra le ruote a White Rabbit o altri posti, in modo da avere più concerti possibili nell'arco del weekend, cosa che prima era impensabile. Ma anche perché la domenica magari dopo il sabato al Bahnhof solitamente si sta a letto. Si sta a letto con molto mal di testa. Venite al Bahnhof. Venite al Bahnhof, vi aspettiamo. Nei tre mal rovesci. Bene, questa puntata è giunta a conclusione. Volevo ringraziare Henry, Radio Doppio Malto e i nostri ospiti. Grazie a voi. Grazie a tutti. E soprattutto volevo fare un ringraziamento speciale a Dromo dell'Osteria Due Draghi che ci ha fornito i microfoni. Grazie mille. Ciao Dromo. Ciao Dromo. E ciao, ciao anche voi che ci ascoltate. Ciao a tutti e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fluorescenza Underground. Ciao.